poi facciamo quest'ultimo rigo, Sì. che praticamente è la dominante, però questa volta venendo non dal quarto ma dal sesto grado. Allora, naturalmente se io facessi così, verrebbero due quinte parallele, quindi devo raddoppiare la terza. Nell'accordo di La minore, ma anziché avere due fondamentali, ho due terze. Ricordiamoci sempre che la mano sinistra fa una voce e la destra tre. Sì. Quindi non prendiamolo così, che non è che sarebbe sbagliata, ma per abitudine. Si mi, quindi ho questo, devo raddoppiare la terza, raddoppio il do, no? Partiamo con la quinta, evidentemente. Facciamo così. Poi si bemolle. Adesso qui, no? Quindi ho in Do maggiore, quindi farò così, farò, eh? In Sol maggiore lo posso ripetere da qua, diciamo, no? Sì. In questo caso raddoppiare la terza significa stare con il pollice a una terza dal basso. Se lo sto sul Si, fa una terza dal basso. Sta sul Do, sta una terza al basso. Terza al basso. Sì, certo, quindi sto qua. Ah, ci facciamo solo questa paginetta. Sì. A me non interessa la velocità, quindi potete andare anche avanti. Non è lo stesso basso, sono piccoli segmenti, poi 1, 2, 3, 4, e la stessa cosa facciamo qui, 1, 2, 3, 4, Guardate, non mi interessa la velocità, ma mi interessa la precisione, quindi andate lenti ma a tempo, perché uno magari va veloce e poi non sa cosa mettere, no? E va fuori tempo. Invece ricordiamo sempre che il basso continuo è una forma di accompagnamento e quindi noi dobbiamo essere anche poi il metronomo, no? Quindi che stiamo accompagnando. Ci fermiamo qua, va bene? Fate solo questa paginetta. Nelle lezioni successive, vabbè, potete utilizzare queste, ma potete anche andare come si chiama? Alla biblioteca e fotocopiare le pagine successive. Diciamo che per ora possiamo fotocopiare le prime 20 pagine, non di più, perché il libro è enorme. Qui sono quasi 200 pagine. Fotocopiate le prime 20 pagine di... C'è un libro, Sì. passo continuo, Basta sì. 20 pagine. Sì, 20 pagine. Sta nella biblioteca.